L'ulteriore taglio alle spese, questa volta per 250 milioni, imposto dal governo Monti per il rientro del debito della regione e Campania. E questo è il tema d'apertura della nostra conversazione con Anita Sala, consigliere regionale di Italia dei Valori. Un ulteriore taglio di 250 milioni, allo studio la variazione del bilancio che dovrebbe essere approvata entro fine giugno. Da quanto si è intuito dalle parole del Presidente della Commissione Bilancio Massimo Grimaldi, si tratta di tagli lineari e sui quali è difficile incidere ulteriormente perché già è stato tagliato tutto il possibile. Io pensavo di iniziare una buona notizia stamattina, perché leggendo il giornale abbiamo visto che il governo Monti questo pomeriggio in Senato farà un emendamento affinché la Campania abbia i soldi per aiutare le imprese, escludendo la spesa sanitaria, e questo mi sta bene, escludendo la spesa sanitaria, che effettivamente lì per avere quel buco qualcosa non ha funzionato. Invece adesso tu mi dici che il Presidente della nostra Commissione ci sta dando quest'ulteriore brutta notizia. A questo punto io non so che cosa e dove dovranno andare a togliere questi soldi, visto che ultimamente la legge sulle politiche sociali è stata finanziata con un niente, diciamo, 150.000 è un niente, quindi da dove andarla a prendere? Si teme anche per i trasporti. Trasporti, una parola che ormai non si sa se la possiamo pronunciare o meno. Voglio dire, se ci sono delle linee che sono, diciamo, in cui la gente viaggia poco, sono anche d'accordo. Allora si faccia una razionalizzazione, perché il trasporto è propedeutico a una città ambientale. Se noi dobbiamo lasciare le macchine a casa, visto che anche la benzina, dobbiamo favorire il trasporto, quindi, e poi favorirlo nelle ore di lavoro e dove i studenti prendono i mezzi e dove i lavoratori si recano alle industrie che sono rimaste in campagna. Non è possibile che proprio quelle ore lì vengano disattese. In generale saranno, è opinione diffusa, penalizzati i servizi. Ma già sono poche, ecco, mi chiedo le persone fino a quando riusciranno a sopportare, perché visto che si preannunciano poi delle tasse, ultimamente mi sembra che, ultimamente, stamattina ho sentito che in effetti anche la benzina sarà aumentata per poter fare fronte al terremoto in Emilia Romagna, quindi ancora più tasse e ancora meno servizi. Certo, l'Italia in questo periodo non si fa mancare niente dal crollo dell'indice di gradimento dei politici al Vaticano guidato dagli intrighi più che dall'amore cristiano, al calcio, alla vergogna del calcio, infine alla tragedia del terremoto. Non ci manca niente. Insomma. Non ci manca niente. Io non dico che in altri periodi non ci sono state delle cose. Ora i mass media le moltiplicano e questa corsa al denaro ha favorito certe tendenze, diciamo. Per cui o si ritorna con i piedi per terra e ci si moralizza, altrimenti non so se ci sarà una via di sbocco. Penso che dobbiamo effettivamente tornare a una sobrietà. Veniamo alla politica, al baratto proposto da Berlusconi attraverso la bocca del suo segretario personale Angelino Alfano. Il presidenzialismo in cambio della legge elettorale, una proposta indecente. Io non so, se dobbiamo ancora toccare il fondo, non lo so, io penso che la figura di Berlusconi è impresentabile come presidente. Allora, mettiamolo a fianco ai presidenti che ci hanno governato e ci hanno aiutato in questi. La figura di Napolitano esce forte in questo momento di crisi, e le altre che sono state precedenti sono state di tutt'altro livello. Allora, Berlusconi ha fallito. Ha fallito innanzitutto, indipendentemente dalla sua situazione, innanzitutto perché non ha detto al Paese che stava in crisi e non ha preso per tempo i rimedi per questa crisi. Lì ha fallito. Poi tutte le altre cose sono contorno.
Veniamo ora a un tema che segui con particolare attenzione e sensibilità, la questione ambientale in Campania che resta precaria. Negli ultimi tempi hai effettuato numerosi sopralluoghi, soprattutto per individuare i siti ai quali dare la priorità per l'opera di bonifica. Certamente adesso innanzitutto il piano l'ambiente che è stato inquinato è una realtà nostra campana. Ora dovendo votare il piano di bonifica, tanto più dobbiamo conoscere dove questo deve incidere, visto che sempre i soldi sono pochi. Ecco perché noi come Commissione Siti Ambientali siamo un po' vedendo le situazioni, le varie discariche. Certo, l'altro giorno a Villa Literno nell'ex Resit, io penso che lì veramente cadono le braccia. Come mai i cittadini, le persone, i politici per tanti anni non hanno denunciato questi chilometri di inquinamento? Non si riesce a capire perché le persone hanno dormito per tanto tempo. Ecco, proprio per la mancanza di valori, non sapevano che l'ambiente ci potesse inquinare, non sapevano forse che provocavano malattie tumorali. Infatti spero che il registro dei tumori, che costa poco e niente, passi come leggi. Intanto oggi c'è il Consiglio regionale, nemmeno questa proposta viene in Consiglio regionale. La proposta invece delle mutilazioni genitali votata all'unanimità pure lì dorme. Allora, se non facciamo proposte di legge perché non ci sono i soldi, facciamo perlomeno quelle per la dignità, per la nostra dignità, e che costano poco, proviamo perlomeno quelle. Tornando al territorio della Campania, un territorio particolarmente straziato anche dalle ecomafie. Sì, infatti non si spiega nell'ex Resit come dei normali cittadini abbiano potuto fare questo. Infatti non sono normali cittadini, è stata la Camorra che ha permesso l'inquinamento di quelle zone fertili dove tuttora ci sono i pozzi inquinati. Spero che non vengano utilizzate per innaffiare la frutta, la verdura che ci sono in quelle zone. Veniamo all'attività del Consiglio regionale, è sempre pesante l'effetto bollinatura, ricordiamo ai telespettatori, la bollinatura è quella forma, quella misura ideata dal Presidente della Regione Stefano Caldoro, non si possono varare leggi senza previa autorizzazione, approvazione del Presidente della Regione e ovviamente senza previa copertura finanziaria. Ecco perché la legge contro le mutilazioni genitali, che è finanziata solamente con 50.000 euro, una somma ridicola, non parte. E allora voglio capire, noi che siamo qui a fare, se non possiamo nemmeno fare una legge di 50.000 euro, vediamo le altre, rivisitiamo, facciamo cose di ispezione, sì, però dobbiamo anche ammodernarci con le leggi, insomma, con i tempi che stiamo vivendo. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Taccuino Politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.